Illusioni ritmiche nel groove. Oggi voglio parlare di questo argomento qua un po' perché ho visto dal video precedente che è uscito, dove vi spiegavo come uscire, entrare dal tempo eccetera eccetera, ho visto che questo argomento vi piace molto, e un po' perché è una cosa che piace anche a me. E la cosa importante è che non è che questo video vuole essere un video di quelli super complicati, impossibili eccetera eccetera, ma vuole essere un video per tutti in pratica. Quindi oggi voglio cercare di spiegarvi nella maniera più semplice possibile questo concetto. Partiamo subito dicendo però prima che c'è il PDF scaricabile qui sotto in descrizione, quindi mi raccomando, cliccate e scaricatelo. Volendo potete anche già scaricarlo, così ve lo scaricate, ve lo stampate mentre guardate il video, avete già il PDF in mano. Non sarebbe male come idea, secondo me. Cominciamo da un ritmo super super semplice, proprio il ritmo che conosciamo tutti a memoria, quello più semplice di tutti. Adesso la cosa che andiamo a fare è analizzare questo ritmo. Cosa vuol dire? Per prima cosa abbiamo tutti ottavi sul Charleston. Fa questa cosa qua. La cassa è sull'1 e sul 3 e il rullante sul 2 e sul 4. Quindi praticamente tra le casse e i rullanti che ci sono all'interno del ritmo avremo un colpo di Charleston vuoto. Quindi casse rullanti suonano ogni due Charleston in pratica. Per creare l'illusione ritmica dobbiamo andare a suonare allo stesso tempo, diciamo, ma cambiando quello che fanno cassa e rullante. Se ad esempio suoniamo cassa e rullante non più ogni due di Charleston ma ogni tre di Charleston, cioè lasciandone due vuoti al posto che uno tra una cassa e un rullante, succede questa cosa qua. E voi mi direte, sì vabbè Luca grazie, ma questo non è più un ritmo come hai fatto prima. Prima era un ritmo normale, adesso hai fatto un ritmo in terzine. Ed è proprio lì l'errore, perché questo ritmo qua non è un ritmo in terzine, ma è sempre un ritmo in ottavi normali, solo che sono cambiati gli accenti in pratica. È cambiata la posizione di cassa e rullante. Ed è proprio per questo che si dice illusione ritmica, perché l'illusione è quella di suonare un ritmo in terzine come lo conosciamo. No, non è bello sto zoom. Come lo conosciamo, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, e in realtà invece stiamo ancora suonando in ottavi come prima, e questo potrebbe creare un po' di scompiglio all'interno della band. Ora vi faccio sentire la differenza tra questi ritmi che ho fatto, cioè il ritmo in ottavi normale con cassa rullante normale e l'illusione ritmica che sembra di suonare in terzine, ma ve lo faccio sentire con un counter, cioè con un metronomo che anziché essere beep 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 conta, quindi conta 1, 2, 3, 4. E vi consiglio, quando studiate questa cosa, di farlo proprio con un counter, così sapete bene dove siete all'interno della battuta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. In realtà la stessa cosa che ho fatto passando da binario a ternario, cioè passando da ottavi normali a terzine, facendo questa illusione ritmica. Come vi ricordo, non sono passato a terzine, ma ho solo dato quell'illusione lì. Posso anche fare il contrario, nel senso posso partire da un ritmo, ad esempio in 12 ottavi, quindi un ritmo in terzine veramente, e farlo diventare un ritmo che sembra binario, cioè un ritmo che sembra dritto normale con gli ottavi normali. Ad esempio questa cosa qua. Mi raccomando il metronomo, raga, le prime volte che fate questa cosa. 1, 2, 3. Quindi praticamente l'idea è questa qua. All'inizio scegliete una metrica, diciamo, del vostro Charleston, nel senso la quantizzazione che dovrà avere il vostro Charleston. E poi andate a decidere ogni quanto suonare la cassa. Ovviamente se cassa rullante lo suonerete ogni 3 Charleston, darete l'illusione di fare un ritmo in terzine. Se suonerà ogni 2 di Charleston, darete l'illusione di fare un ritmo in ottavi. Se suonate ogni 4 Charleston, darete l'illusione di suonare un ritmo in sedicesimi. E così via. Questo è per gli esercizi di oggi. Poi in realtà non sarà sempre
così semplice la questione, perché nel momento in cui andiamo a mettere più colpi di cassa, più colpi di rullante, oppure andiamo a mettere delle pause all'interno del nostro charleston, eccetera eccetera eccetera, si creano delle illusioni ancora più difficili. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se per caso volete una seconda parte di questo video, dove vi spiego magari delle illusioni ancora un pochettino più difficili, magari andando a prendere dal libro di Gavin Harrison, perché alla fine lui è uno di quelli più famosi che fa queste cose, e infatti nel titolo l'ho messo. Perché? Perché ovviamente lui è un po' il padre di tutto questo, anche se non è l'unico ovviamente a fare queste cose, un sacco di batteristi le fanno. Adesso per finire vi faccio vedere un ritmo in sedicesimi che parte in sedicesimi e poi l'illusione sarà in terzine. Quindi cosa vuol dire? Io andrò a suonare con tutte e due le mani, con tutte e due le bacchette sul charleston come si fanno i ritmi in sedicesimi normalmente, e poi passerò in terzine, quindi darò un colpo di rullante ogni tre colpi di charleston, lasciandone due a vuoto come vi dicevo prima. Ovviamente suonando con tutte e due le mani sul charleston, vi ricordo che per fare il colpo di rullante ovviamente la mia mano sinistra dovrò spostarla dal charleston al rullante, quindi dovrò fare un po' un incrocio strano che magari all'inizio potrebbe essere un po' difficile, poi non vi preoccupate, dopo un po' che lo fate prendete l'abitudine e lo fate tranquillamente. Spero che questo video vi sia stato utile, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate delle illusioni ritmiche, perché a qualcuno piacciono un sacco, a qualcuno non piacciono per niente, qualcuno pensa che siano solo un modo per cercare di fare uscire la band, qualcuno pensa che sia una cosa molto musicale, quindi ci sono un po' di pareri contrastanti di solito su questo argomento, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete anche un mi piace, se il video non vi è piaciuto mi raccomando mettete un mi piace lo stesso, così sulla fiducia per il video dopo. E poi solito iscrivetevi al canale, campanellina, Facebook, Instagram, la trafila è sempre questa. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!